io sono in partenza. Sono però qui anche per salutarvi da parte del dirigente scolastico, la dottoressa Daniela Gennaro, che non è potuta venire oggi, e appunto la console Daniela Gaccio, per cui vi entrambe vi salutano calorosamente, nel caso di dirlo, e salutano e fanno un grandissimo in bocca al lupo a tutti i bambini della scuola elementare. Anche da parte mia un grandissimo saluto, buono spettacolo. Udite, udite, gentili signore e signori convenuti. Nell'anno di grazia 2017, gli alunni di questa scuola vi rappresenteranno, in una versione riveduta e corretta, la favolosa storia di Dorotea, dei suoi amici e del mago di Oz. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Un po' abbiamo sbagliato, spesso indovinato e tanto, tanto faticato. Certo, non siamo ballerini nati, nemmeno cantanti sempre intonati, e tantomeno attori consumati, ma una cosa possiamo dire, sicuramente li faremo divertire. Speriamo. Yeah.
eravamo accorti. Bene, leggi tu così imparate a prendermi in giro. Una casa con una bambola, scusate, con una bambina di nome Dorotea e il suo cagnolino Totò è stata portata via da un ciclone e trasportata a chissà dove. Oddio, ad un tratto mi è passata la balbuzie! Meno male! Mettetela di chiacchierare, altrimenti non capisco niente! È stata portata via da un ciclone e trasportata a chissà dove. Questa bambina era orfana e viveva con i suoi zii. Nel casa! Si dice casa! Ammetti che non sei l'inglese! Ma perché non la finisci di riprendere sempre tutti? Uffa, la terza e l'ultima volta che ricomincio. È stata portata via da un ciclone e trasportata a chissà dove. Questa bambina era orfana e viveva con i suoi zii nel campo. I zii sono molto preoccupati per la sorte della loro bambina. Il commissario Montalbano, che soltanto lamenta. Andiamo a vedere.
Ehi, guardate, questo ha più paura di noi. No, leone, segreto della foresta, perché hai paura? Povero me, io non ho coraggio. Sono così tifone che ho paura anche della mia ombra. Come farò a vivere sempre con questa tremarella? Vieni con noi dal mago di Oz, ti aiuterà. Io gli chiederò un cervello. Penso che tu ne abbia proprio bisogno. I maghi non esistono. Ma provare non costa niente. Su, vieni con noi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Peppe. Aspetteremo per sapere le ultime notizie sulle sorti di queste bambine. Te sei molto amico del comitato Mondadori, quindi dovresti saperlo. Sì, sì, ma prima vorrei bere un po' di succo perché quando parlo mi si salta la lingua. Cameriera! Arrivo! Prima pagatevi ragazzi, perché dopo non si sa mai come va a finire. Ecco Paolina ragazzi, più passi il tempo più diventa sorda. Ciao, sono venuta qui a sentire notizie su Dorotea. Senti Paolina, che ora comincio a raccontare. Che? Non mi puoi sopportare? Si comincia bene, ho detto comincia a raccontare. Si dice che la povera Dorotea abbia incontrato 3 tipi strani. Che? I 7 nani? Sì. Sì, allora mi accanello. Ho detto 3 tipi strani, un uomo di latta, un spaventapasseri e un leone. Si dice che si sia unita a loro. Davvero, racconta. E poi stavano attraversando un lago. Stavano annegando, ma sono stati salvati da una cicogna. Chi? Cosa c'è che la rogna? La cicogna, Paolina, la cicogna, non la rogna. E ora stanno recando da un mago. Hanno visto un drago? Il mago, Paolina, il mago, non il drago. E sì, veramente sopra, è ora che vada da un otorino. A chi, cretino? A chi? Ho detto otorino, non cretino. Cretino sarai tu! Meno male che hanno pagato prima. Certo.
Vento, non ti agitare. Sono venuto per chiederti un cuore. Avrai il tuo cuore, ma tu dovrai uccidere la strega dell'Ovest. Vieni pure. Ah, ah, sta bruciando il mago. Portate l'acqua. Sono proprio così, non ti preoccupare. Dimmi cosa posso fare per te. Vorrei un popò. Cosa? No, vorrei un po' di coraggio. Te lo darò, ma prima devi uccidere la strega malvagia. Tu lo dovresti sapere ormai. Sono stufo di ripetere sempre le stesse cose. Poi faremo a trovare e ad ucciderla. Dovevano esserci a tutti i costi. Mi fai ridere, lo dici proprio tu che sei fifone. Come mai ad un tratto sei così coraggioso? Perché voglio ottenere quello che ho chiesto, come tutti voi, amici miei. Sì, hai ragione, diamoci da fare. Andiamo. Perché è lei che ci fa vedere, farmi i suoi prigionieri. Tu sei così tranquillo. Certo, mica deve fare me prigionieri. Hai saputo la novità su quella povera bambina? Eh sì, tu sai che la mia squadra è infallibile. Tu pensa. La strega dell'Ovest sta facendo di tutto per catturare Dorotea. Le ha mangiato contro un branco di lupi, ma il boscaiolo li ha uccisi tutti in 10 minuti. Certo che il boscaiolo vuole proprio avere i suoi compagni a Dorotea. E per fortuna che non aveva un cuore. Il leone non sarà morto di paura? No, anzi, ha fatto un ruggito così potente da far scappare tutto l'esercito di schiavi della strega. E meno male che non ha coraggio. Aspetta, ancora non ti ho raccontato tutto. Lo spaventapasseri con astuzia ha fatto scappare uno stormo di corvi. E poi lo sarebbe senza cervello. No, certo che lo ha. Gli manca solo la fiducia in se stesso. Ma alla fine Dorotea e i suoi amici si sono salvati? Aspetta, non ho ancora finito. La strega le ha spedito le sue scimmie alate che hanno gettato il boscaiolo in un burrone. Hanno strappato lo spaventapasseri e il leone è stato catturato insieme a Dorotea. La strega gli ha fatti i suoi schiavi. Povera bambina, i giri non mi facevano contare nulla e adesso è ridotta così. Commissario, racconta! Vogliamo sapere il seguito. Aspetta. Fammi di prendere il piatto. Chi ha una caramella alla menta? Venga, venga, gratis. Adesso va meglio. Dunque, la strega vorrebbe un badalissi del magico. Ma lei, se le dormiva solo per dormire, fare bambino. La strega però aveva paura del lampo. Ed è stata proprio l'acqua ad ucciderla. Davvero? E com'è successo? Adesso viene il bello. La strega vorrebbe impadronirsi delle scarpette di Dorotea, come al solito. Ma lei, che stava lavando il pavimento,
si è sciolta come un ghiacciolo. Meno male, era troppo cattiva, le sta bene. Avrei voluto vedere la scena. È morta la strega dell'Ovest e non la vedremo più. È morta la strega cattiva, paura non c'è più. Era stato un secchio d'acqua per farla scivolare. E 2-3 minuti acqua di metano. Forza, usciamo per le strade, andiamo a festeggiare. Ringraziamo Dorotea, in trionfo la portiamo. È morta la strega dell'Ovest e non la vedremo più. È morta la strega cattiva, paura non c'è più. Era stato un secchio d'acqua per farla scivolare. E 2-3 minuti acqua diventata. Tutti i nostri desideri potremmo realizzare. Sumettiamoci in cammino e da mago ritorniamo. Che voleva dar coraggio, il grandissimo.
bellissimo pitone, diventone e leone. C'era un mago poco bello che voleva darci bello, e quell'uomo con la paglia diventò re meraviglia. C'era un mago senza cuore che voleva dar coraggio, e c'era un mago senza amore che voleva dare il cuore, e quell'uomo di latta chiamò la gattara matta. C'era un mago di proglione che s'alzò con quel tallone, e la povera Dorotea non andò in mongolfiera. E gli amici, bene o male, hanno trovato l'ideale, il coraggio e il cervello ed un cuore pazzerello. Ma per colpa di tutto Dorotea non andò, e quel matto di amore andò via con il pane. Paolina è sorda, però quando sente parlare di sogni le orecchie gli si sturano. Ma io mi riferivo a quella povera Dorotea. È riuscita poi a trovare l'infanzia? Sì, ma sapessi le disavventure. Che altro le è capitato? Per andare dalla sera del sud, sono capitati in un paese di porcellana. Di porcellana? Come i piatti? Sì, pensate, anche le persone e gli animali sono di porcellana. E se cadevano, li incollavano con superacqua. Hanno anche incontrato la foresta con gli alberi che si muovevano e non volevano farli passare. Ma come hanno fatto ad uscire? Il boscaiolo ha tagliato i rami con la sua ascia e sono usciti. E poi? Sono giunti nel paese dei quadrati, dove tutto era quadrato. Lì, finalmente, sono riuscita ad incontrare la strega del sud. Ma se le cercano loro le streghe? Eccoli arrivati alla foresta incantata. Ma i rami con le braccia e le buttano il vento. Arriva il boscaiolo che gli dà un cercato. E gli amici passano. Entrano poi in un paese tutto fatto di porcellana. Bisogna stare attenti a dove mettere i piedi. Gli amici passano. Vanno nel paese delle bestie feroci e incontrano una pantera, tigre e un vaso. Tutti gli animali si chiamano al leone e lo salutano al re. Lasciate la foresta, si mettono in cammino e con papà lontanano sul castello fattato. Grillante scintillante come il vostro bubino è quello della strega del sud. Perché mi cercate? Strega del sud, aiutami tu a tornare in casa, devi zii. No, niente di più facile. Adesso provo. Uno, due, tre. Easy jazz. Paese di oggi. Danza. Perché sei venuta fino a me? Ma avevi le tue scarpette magiche. Devi battere i piedi tre volte e ti portano dove vorrai. E tu hai fatto tutto questo lungo viaggio. Accidenti. Se l'avessi saputo prima, non avrei vissuto tutte queste avventure e sarei tornata prima a casa. Non dire così. Almeno un peso. Non ti facciamo incontrare. Io sono ancora nel campo,
appeso tutta la me e senza cervello. E io allora non avrei un cuore, sarei ancora bloccato. Io non sarei diventato re della foresta, ma sarei ancora scappando. Avete ragione, amici miei. Dopotutto, è stato bello quello che ci è successo. Ma adesso devo andare via. Addio, addio! Non dire addio, forse un giorno potremo incontrarci di nuovo. Allora, arrivederci! Ciao! Ciao! Suonava soltanto per me.
scusi, ma scusi, ma tempesta, la tempesta di destra. E tutto il castello mi faccia tutti. Perché Dio? Quando crescendo nel mondo ricordo.